molitva za zdravlje duše i tijela. La preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Gospodine. Signore. Upravo si nas nahranio svojom riječju. Ci hai nutriti adesso con la tua parola e con il tuo corpo. È un mistero meraviglioso nel quale tu ti doni a noi. Mi neznatni, maleni. Noi piccoli, insignificanti, veniamo nutriti di te. I mi koji smo maleni. E noi che siamo piccoli abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua presenza. Perché da soli non possiamo camminare in questo mondo. Senza di te non possiamo affrontare tutte le difficoltà che incontriamo. Perciò, Signore, siamo qui davanti a te affinché tu possa aiutarci, potendo amare sempre te e venire da te nell'amore, pregare nell'amore, chiedere nell'amore. Liberaci, Signore, da tutto ciò che è inutile. Liberaci completamente per te, affinché adesso possiamo pregarti col cuore puro, affinché adesso possiamo ringraziarti. Gospodine, Signore, ti dobro znaš kako je naš život sastavljen. Tu sai che la nostra vita, sai benissimo che la nostra vita è composta da tante tempeste che cercano di affondare la barca della nostra vita. Problemi. Abbiamo tante malattie, preoccupazioni, problemi che ci opprimono e non ci lasciano andare avanti, non ci lasciano seguire te. Sii tu, Signore, la nostra forza, forza con la quale cammineremo in questo mondo. Sii tu un appoggio forte, tutta la nostra vita, sii tu la nostra pace, nella quale saremo sempre sicuri. O Signore, sii sempre con noi, soprattutto in questo tempo nel quale ci prepariamo per la tua seconda venuta. Purifica i nostri cuori, guariscici dentro, risanaci, affinché
col cuore puro possiamo correrti incontro. Hvala ti, Isuse, što si uvijek s nama. Grazie Gesù perché sei sempre con noi e non ci abbandoni mai. Ti nas ne napuštaš ni u našim bolestima i tjeskobama. Tu non ci abbandoni nemmeno nelle nostre malattie, angosce, anzi, ci sei ancora più vicino perché tu stesso hai vissuto la sofferenza, il dolore. Ti, Gospodine, zna. Tu, Signore, sai che noi abbiamo bisogno di te. Sada te zazivamo. E adesso ti invochiamo e preghiamo, ti preghiamo di esaudire le nostre preghiere, di donarci la salute dell'anima e del corpo, affinché possiamo imitarti ancora di più e affinché la nostra fede possa crescere ancora di più. Guariscici, Signore. Voi, vostre famiglie, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.